c'è il mare nell'immagine di Napoli. Questa consulta del mare ha lavorato per tanto tempo, sta tirando fuori delle idee, mi pare si parta prima di tutto da un obiettivo e dell'estate prossima di rendere più spiaggia fruibile, più mare. Sì, siamo molto soddisfatti di questo lavoro perché c'è un lavoro di strategia sul mare che vede il comune come motore centrale di iniziativa e di coordinamento, ma attorno al quale ci sono tantissime istituzioni, a cominciare l'autorità portuale, oserei dire tutte le istituzioni sono coinvolte, tantissime associazioni, tantissimi cittadini, e come vedete ci sono gli obiettivi strategici dal grande progetto sul porto alla piccola spiaggetta che deve ritornare in modo decoroso a una fruizione popolare e collettiva. Nella scheda che abbiamo presentato ci sono obiettivi importanti che vanno dalla fruizione della spiaggia come bene comune che deve essere attrezzata con decoro, con qualità e con servizi, ai finanziamenti, alla consulta del mare, allo sharing del mare, alle unioni civili da celebrare sulle spiagge, per finire al Molo Beverello, per andare ai grandi magazzini generali, per Molo San Vincenzo. Tra l'altro domani incontrerò il sottosegretario alla difesa proprio su questo. Insomma, possiamo dire per la prima volta forse nella storia di Napoli c'è l'istituzione principale della città che mette al centro come obiettivo strategico di sviluppo sostenibile del territorio il mare. Domani, insomma, nell'interlocuzione con Alfano diciamo, cercherà una mediazione su questo punto di sicurezza delle parti della Marina Militare per rendere accessibile il molo. Guardi, noi siamo a un passo dall'accordo, il protocollo è stato anche stilato, sono piccole resistenze finali su alcuni punti, ma credo che c'è bisogno di tanta volontà politica e amministrativa. Qua siamo tutti molto concentrati, l'autorità portuale è d'accordo, il sindaco è d'accordo, le istituzioni sono d'accordo, le associazioni, i cittadini non vedono l'ora, i turisti altrettanto, quindi c'è bisogno di uno sforzo da parte delle altre istituzioni interessate. Io sono fiducioso perché vorremmo cominciare almeno dall'inizio del 2018 a mettere in atto il programma di fruizione popolare del molo, quindi non più un evento solo come è stato, non so, il 1° gennaio dell'anno scorso, anche altri molto belli, ma un programma condiviso tra Comune di Napoli, autorità portuale, altre istituzioni e le associazioni, perché sul mare stiamo facendo democrazia partecipativa vera, tanto è vero che tra qualche settimana si insiederà anche la consulta del mare, e tutto questo deve portare a un'immediata fruizione. Ci auguriamo che questo sia il primo passo per poi decidere tutti quanti insieme che fare di Molo San Vincenzo, che luogo farne per uno sviluppo futuro, può essere sicuramente un luogo di attracco per esempio di imbarcazioni anche significative, visto che Napoli sta diventando sempre di più luogo di attrazione mondiale, mentre su Bagnoli c'è fatta una scelta di un porto diverso, cioè più di gozzi in legno, di barche a vela, di barche piccole, proprio per garantire la fruizione al recupero della balneazione e della spiaggia aperta a tutti. Su Molo San Vincenzo si potrebbe ragionare più in ottica turistica anche di prestigio internazionale, sì, e poi appunto ci sono le crociere, ci sta la parte mercantile, le merci che si stanno spostando molto verso la Darsena di Levante con i lavori, verso la zona orientale, insomma anche qui si vede una strategia complessiva. Molo Beverello, di cui ho parlato poco fa col Presidente Spirito, di cui ci attendiamo da un momento all'altro che il Ministro Delrio ci dia il via libera definitiva sul finanziamento, che significa una svolta, cioè significa che per il fine 2019 noi avremo più o meno insieme la fine dei lavori su Piazza Municipio, metropolitana di collegamento linea 1, linea 6, Beverello rifatto, potremmo dire che sarà piazza e porto tra i più belli del mondo.